macchina grossa su la ruga Arnoni, cui curioso e civico spirari, e da marristugna tra dolori, cui musenzato di gamba. C'è un giardino a mezzo di lumari, tutto un vissuto di arance fiori, tutti l'accetti ci vanno a cantare, pure i sireni ci vanno all'amore. Ciao amici e buon pomeriggio, anzi devo dire buon pomeriggio a tutti quanti. Vedete come sono elegante oggi? Sogno un re di lifestyle e sogno qui apposta per voi altri. Quindi benvenuti a questa puntata dedicata alla Sicilia. Adesso non posso parlare tutto il tempo, oddio, qui è partita un'altra cosa, che questa è un'altra regione italiana che non si può cantare adesso perché non è in linea. Bene, dunque vediamo se vi capite se parlo tutto il tempo così, un poco difficile. Comunque, forno a 180 gradi. Quello che faremo oggi è una ricetta siciliana di origine, perché è una rivisitazione della mia amica Brunella, e quindi la chiameremo sfornato alla Brunella invece di sfornato di Anellini alla palermitana, che essa è di Catania, quindi ci cangiò la ricetta e quindi dobbiamo fare un'altra cosa. Però è una rivisitazione, perché le praticamente ingredienti che vanno a formare questa ricetta si possono comunque cangiare come volete, in un modo o nell'altro. Quindi, per esempio, i melanzani che normalmente hanno essere fritti, noi invece le facciamo sulla piastra. Oppure, ad esempio, a pasta che non ci voglia Anellini, fece spaghetti uguale, oppure invece del sugo un ragù che ci mise un pesto o pistacchio, che è più tipico di Catania che di Palermo. Quindi comunque chissà la storia siciliana, quella che andiamo a raccontare oggi.
Allora, prima di tutto, hai a salutare l'amica Gaia Guarino, Cafatina, che racconta i favole ai figli. E poi l'amico Fabrizio Campagna, che ogni pomeriggio che ci fa divertire sulla sua pagina, che ci fa tutto un intrattenimento. E poi vi devo ricordare, qui sta venendo fuori un po' di Calabrese, che non è un'altra regione, vi devo ricordare che invece dovete, potete condividere questa diretta facendo clic, 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 per dividerla con tutti i vostri amici e farcela vedere. E poi comunque potete anche andare sul mio canale YouTube Romano Simonelli, che lì ci sono tutte le dirette che abbiamo fatto fino ad oggi, capito? Bene, allora, a questo punto, prima di partire con la ricetta, cosa dobbiamo fare? Intanto osservare questa bella linea da panza che tengo, che sta bene, che è una linea da panza che ho fatto apposta per questa trasmissione. Questa cravatta, che è veramente ultimo grido lifestyle, in origine veniva da un lontano paese, ma ora a Milano vanno tutte matte per questa cravatta che solo io portai dalla Sicilia, che prima non c'era. Comunque, va bene. Allora, preparate una teglia, che ci mettete dentro un pochettino di carta di forno. Dopodiché, che hai a fare? Dovete fare la pasta, la fate cuocere a metà cottura, la levate, ci mettete lo sugo. Poi fate grigliare i melanzani, grigliate sopra il fuoco. E poi fate indosciare a granella di pistacchio, che poi ci serve pure questa. E poi dovete tagliare un formaggio, che non già vi ho ancora detto gli ingredienti. Allora, vado con gli ingredienti. Due o una melanzana, si vende quanto è grande. La mia era grandissima, una fu. Poi 350 grammi di spaghetti, il galbanino, oppure un altro formaggio che mi disse il nome, la mia amica Brunella. Minchia Brunella, mi pensi il foglietto. Comunque, formaggio siciliano, non vi preoccupate. Ci mettete un formaggio felante, che può essere, per esempio, come si chiama, questo che viene dall'alto della montagna, non mi ricordo mai il nome. Comunque un domino no, non va bene. Ci vai a mettere il galbanino. E poi un rosso d'uovo che ama spennellare tutto coso. E poi un pesto di pistacchio e una granella di pistacchio. Il nostro barramanno, che si chiama Marco, che tutti i giorni sta con noi oggi, che ci fa la ricetta, oggi ci fa la ricetta dringhi, du siciliano, per cui serve un lime, un'arancia rossa, a mettere lo zucchero canna, e poi ghiaccio triturato, e poi un triplo sec che come quando, stessa cosa, e poi un succo d'arancia rossa, che se, ingredienti servono dopo a fare la ricetta di Marco Coccatella. Bene. Dette queste cose qua, io a questo punto avessi un'idea. Ho detto gli ingredienti, che la gai a fare, ha picciato il forno, aveva la teglia, tutte cose, voi vi andate da fare. Io intanto chiamo una mia amica speciale, direttamente da Palermo, che essa è già sintonizzata, che si chiama Santuzza. Santuzza. Quindi se siamo pronti, io la vado a chiamare, che essa donna femmina è, femmina vera. Ora Santuzza ci fa una bella chiacchierata con essa, che mi manca tanto, che non la vedo da tanto tempo. Minchia, Santuzza, tu sei? Romano, c'è mio, che sei pietro, ci fatta venire, fatta venire. Oh, Oh, vedresti che Romano, bella cravatta che tengo oggi? ma sei troppo pietro, ma fai innamorare così, che sei Bella mia, quanto pietro. tempo che non ti vedo! Minchia, ti sei acconzata tutta! T'acconzaste! Me sono consata tutta perché le ste viste sono tutte chiuse. Allora mi dissi che dovevo fare da sola. E tutto sommato, guarda, venne buono, guarda, sopracciglia, tutto sommato Bed! venne buono. Un trucco ti piace? Guarda che bello, guarda, guarda. Minchia, bed! Ho fatto una cosa leggera per te, chiaramente, perché non voglio esagerare, che qui sembra una cosa un po' tamarra, come dite voi a Milano. Cari, siamo tascio, tascio. Ma scusa, che fascista in una bocca, come se sono rossetto? Da lì, c'è la Nutellazza, forcaste. Ti mangiaste la Nutellazza oggi? Perché sto facendo la dieta e quindi feci merenda con un po' di Nutella, capito? Moresso medico, che fa bene un cioccolato, solo senza pane mangiai, Manuzzo, te lo giuro, te lo giuro.
perché tu non sai che mi sono innamorata. Ma qua è che sta bambolina che te ne innanzi? Allora, chi sta è a Bambolina Rimenonna, chi rappresenta a Bedda Siciliana, guarda che ci assomigliamo, si Minchia, dice, no? Ci Talia, sono... a stessa sei. Siamo spiccicati, Talia che Bedda. E chi sta? Chi sta? Santuzza, Santuzza mia, Santuzza Salia che mi deve fare un miracolo, Minchia, mi che si deve chiama con bruciare. Mattia. Come si chiama Talia, Talia, guarda che cosa c'ho qua? La coroncina, la Santuzza. Coroncina tene. Sì, perché Santa Rosalia mi deve fare un miracolo, perché io mi sono innamorata, sono Do che te Manuzza, innamoraste? Giovanna. Allora, visto che siamo qua in quarantena e non si può nascere, allora io faccio i flash mob su balcone, canto Ciuri Ciuri, Tony Colombo, Nino D'Angelo, tutti questi bei cantanti che piacciono a me. E c'è uno che trovo quellino di fronte a me, che canta con me, ma che bello, dovresti vivere, Giovanuzzo, bello, bello, si mette sempre il pantaloncino a tre quarti, c'ha il calzino con la ciabatta pelosa, che bello, poi è elegante, comunque che c'è pure per stare in casa, ci tiene evidentemente, e niente, ci siamo tagliati in un balcone, Talia oggi, Talia domani, e che te devo dire, Giovanuzzo, come conosci, insomma... Femmina sei. Guarda che ho problemi con l'estetista, volevo fare un tutorial per le amiche tue che ti seguono, siccome c'hai un pelo qua, guarda, non so se si vede, che se può staccare, è lungo, però si può, tac, si può togliere, Minga, è si uno staccò scotch. pelo. Si stacca il pelo, ma io faccio la ceretta a casa, con scotch, te lo metti sulla faccia, sotto la scinta, così, e poi tiri, tiri. Può essere anche quello grosso, può fare scatolona quando ti trasferisci. E viene benissimo, guarda, si vede, insomma, il risultato. Minchia. Comunque, stavo dicendo che mi sono innamorata. E ora quindi devo fare più tardi un flash mob, vedi, mi sono messo anche i bei gioielli, quelli più delicati che ho, perché poi sennò pensa che sono una ronna di facili costumi, e invece devo pensare che sono eleganti, guarda. Il voilà, balcone, balconcino, tutto a stemma l'abbiamo messo. E la stella. Ti piace la stella, Minchia, che Giovanotto? bella stella dorata è con Mattia. Chiaro, perché è un messaggio, perché oggi la stella, domani appena finisce la quarantena ti faccio abbire le stelle io, capito? Poi guarda, anche questa cosa sobria, perché mi hanno detto che comunque per la collezione primavera-estate, anche se stai sul balcone, se usa un zebrato, un leopardato, tutte queste cose ben definite qua, che a me piacciono, perché poi secondo me stanno bene. Tu che ne pensi? Ma minchia, penso che stai una modella sei. Grazie, che chi da là, come si chiama? Naomi Campobello, Campobello Rimazzara, ma sì, ma chi è cos'uno? Chi sta cos'uno? Che stanno là a pittare si lugna tutto il giorno e poi fanno un caso, si sposano un miliardario e io invece che lavo la mattina, pomeriggio a cucinare per la sera, così è tutto, mi tengo pure bellissima, cioè da sola, da sola, da Minchia, che sola, capito? femmina che sei! Ma poi tu l'hai sentito di quelli che il giorno di Pasquetta hanno fatto arrostuta su Braudetto? Ho sentito qua! Ma come hanno invitato? Ma si fa così? Che sta giusto? Io erano 52, là manco mi ha invitato, che io ho dovuto fare un barbecue qua sul terrazzino, sul villino. Ma cosa si fa? Ma secondo te c'è a mia, che mi conosce tutta Palermo, non mi hanno invitato? Ma io non c'ho parole, Romano, guarda, io no, non c'ho parole, non c'ho parole. Sono infatti offesissimo, anche perché poi sono andati tutti in televisione, al telegiornale, a parlare così, che non ci potevo andare io a parlare al telegiornale, che facevo pure vedere che ho studiato la grammatica. Anche perché ci Manca. poteva fare vedere la mercanzia che tieni, anche, no? Manca, ma altro che arance di Sicilia, qua ci facciamo. Non mi fare parlare, Romano, non mi fare parlare, che c'è la statuina da Santuzza qua, non mi fare dire niente perché sono proprio da giornata di Pasquetta, proprio mio di traverso, caucapretto, ti giuro, lo sto digerendo ancora oggi, proprio qua mi rimane, proprio. Non c'ho parole, ho un po' di Nutella in tutto ciò, tu che stai facendo la ricetta come Lanciani,
un po' di Che Nutella c'ha a con mettere l'aceto non la c'è. Nutella in dei melanzani, c'è a mettere. Ma buona ci sta secondo me, perché a te la ricetta l'ha data una ricatania, quindi non è che là le sanno tutte queste cose sofisticate che facciamo in Palermo. Se tu... Poi la dieta per la Nutella qua fa bene, c'è scritto che c'ha poche calorie, ma ho detto non è proprio un dietologo, è un cugino di un'amica, insomma questo ha fatto una dieta 10 anni fa. Un per Dio manco un chilo, però insomma mi ha detto che tutto sommato non è che dottore per il quartiere, diciamo, lo chiamano un dottore, però insomma, capito, Ma no? non uscire Siamo chissù. capiti. Come, insomma, non so. Non uscire chissù. No, 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 ma guarda, non lo so, un uscire, ma credo che fosse cugino, amico di uno che una volta pigliò la laurea. Guarda, c'ho pure la piuma di un pavone, questo per farmi ballare. Farmi pintugliarmi un poco quando mi affaccio balcone che fa l'effetto tipo fotomodella, Dalia, guarda. Ma Hai chi so, capito ma perché? ce lo vuoi descrivere che sommo che guardo dal balcone? Allora, intanto balcone a tua sorella che ti ricordo che io c'ho il villino vicino a Mondello, capiscina. Mica piscina gonfiabile come voi a Milano che vi mettete la piscina su mezzo metro quadro di balcone. Tu sai che io c'ho la piscina che posso fare una festa che invito amici, nemici, pure quelli che non mi conoscono posso permettermi di invitare. Quindi balcone, Minchia, insomma, ma dico non è un po' balcone di cotascia Milano. questa cosa di dire quello che c'hai, che non c'hai, che non si dicono queste cose? Ma no! Allora, queste sono cose vecchie, adesso sei ricco e c'hai i follower, cioè tu ce li hai i follower su Instagram, perché io pure faccio l'influencer a Palermo, tu non lo sai perché tu magari non mi segui, ma io mi faccio le foto tutte in piscina così e faccio vedere, perché prima si diceva che sei ricco, non lo dovevi dire, e perché non lo devi dire, che ci sono tutti gli immeriosi, ah, tutti i poveri con la Y, hashtag poveri con la Y in Palermo, che sono tutti, però, sai come diciamo noi, però che rinessuti, mica come a me, modestamente, cioè, magari una vita, mi sono fatta la villa, capiscina, e guarda che miro pure a te se faccio la festa, dovete venire tu, Minchia Ivanuzzo tutti! bello, Ivanuzzo mi deve portare, che chi da biedo, e poi le amiche mie, capito? Tu non essere geloso, che io lo so che tu sei un po' geloso, però Ivanuzzo, invitiamo pure a Toni dalla Vallonia, capito? Che facciamo anche un po' di amici internazionali, invitiamo a Silvia che è milanese e poi fa l'amica Runord, insomma dobbiamo fare una bella festa, giusto? E ti presento anche, diciamo, il mio dirimpettaio, ci siamo capiti, che Ma sì, magari c'è un amico, ma non me l'hai dimmi ancora tu. descritto chi su com'è fisicamente, alto, Allora, basso. io lo vedo a tre quarti, diciamo lo vedo altezza balcone, però vedo sempre che allora è alto abbastanza, cioè non è curto curto, diciamo giusto, giusto. C'ha un po' di pancia, però si è messo in quarantena perché magari sta a casa, mangia melanzani, quello segue le tue ricette, magari mangia oggi, mangia domani, mi è diventato di profilo tipo Lino Banzi. Ma vabbè, poi può fare ginnastica, dopo dimagrisce. Poi è più uno, ma più uno. Secondo me si tince perché c'ha la ricrescita e c'ha un barbiere chiuso sti giorni e quindi c'ha 300 metri di ricrescita bianca, però secondo me è biondino, insomma, è bietto, bietto. Poi c'avevo un poco di barbetta e gli occhiali, e te l'ho detto, si veste bene, pantaloncino a tre quarti, ciabattina ripilo e canottiera, che comunque qua comincia a fare caldo e che stai con maglione, no, canottiera. Cioè, la canottiera però è quella di Palermo, con l'aquilotto, è scritto Forza, pa Forza Palermo, c'è scritto proprio FOZZZA, Forza Palermo, così, cioè è proprio pieto, c'è cioè, proprio Billino pure lui, più grande Romia, c'era Romanuzzo, Vero. che se unisci uno più uno, sempre trifa, giusto? E come a Furia, che su Furia si sta anche in tre. Esatto, che invito, infatti te l'ho detto, perché se poi uniamo i patrimoni... Capito, no? Che ci Minchia facciamo anche ricca. loro a Mondello. Diventi la regina.
a Cesena di Monnello dove sono, ma catto pure la spiaggia e mi ci metto altro che il plexiglass là per il coronavirus che starnutisce, ma catto tutta la spiaggia, ci vado da sola con l'amico mio, al massimo invito dei Vanuzzo che vi metto distanti così possiamo starnutire liberi e non ci infettiamo. Ma no, che va a condividere la spiaggia con tutti i tasci di Mondello, sei una signora, voglio dire, cioè Romano, fammi dare una giustata qua che non vorrei che poi i miei follower, ma fatta, che poi ci mangiano delusi, tra l'altro merissero, lo sai che succede io? Guarda, un follower, un ater più che un follower, un ater, ma poi ater come ater Parisi, boh, non capivo mai, comunque. Ma Marisse, che c'hai i baffi? Ma te pare che c'hai i baffi? No, che Marisse? tu! Ma che? Donna de pelo sei, ma non te ne baffi! Ma poi donna baffuta, se dice, mi è sempre piaciuta. Ma dico, ma io c'ho l'estetista che è in quarantena e io devo fare capinzetta e dire, che te devo dire? Eppure però questi hater, sempre che dicono il pelo del baffo, il capello unto, ma perché dire, ma loro si italiano, questi hater, ma tu ce li hai gli hater tra l'altro, perché so che è una cosa figa per gli hater. Certo che ne tengo, tante ne tengo. Senti, Santuzza mia bestia, che mo hai a cucinare? Tu che fai ora? Ah, Io ho l'aria del rosario adesso. vai a dire il rosario ora? No, ma che capisti? Rosario, del rempettaio, che amico Rosario si mio. chiama! Si chiama Rosario, Rosario. Ah, capivo! L'oreo di Rosario, guarda che io sono una donna pia e devo organizzare la festa, te l'ho detto, con tutti gli amici, anzi sto invitando tutti quelli che mi stanno vedendo, siete invitati, pure quelli che non mi stanno vedendo. Tutti, tutto il mondo, a Toni, dico agli amici poi quelli mezzi francesi là della Vallonia, e amici da me, tutti gli amici di Romano, pure i nemici di Romano, insomma siete tutti Tutto invitati, mondo. tutto mondo, portatevi un costume in bagno che c'è da fare un tuffo in piscina, capito? Capito che ci tengo che va a presentare la sua saluzza mia. Va bene, Betta mia. Allora, sai cosa facciamo a questo punto? Dimmi. Tu ti vedi con Rosaluzzo tuo, ma Certo. noi ci risentiamo la prossima settimana, così ci devi informare, aggiornare su tutto quello che è successo, capito? Sono come a Giulietta di Palermo, con un balcone parliamo, che inventa cosa? Minchia, bellissima. Betta mia, un bacio grande te mando. Anch'io, salutami Vanuzzo, ciao Vanuzzo, Ciao, ciao ciao Benduzza, ciao, ciao, ciao. Vanuzzo. Ciao. Me, avete visto che amica che tengo, che femmina che è? Chissà, femmina d'oro, avete a vedere, a femmina d'oro, che poi è lei che mi tiene la linea, guardate che linea che tengo. Per cui che se io seguo tutti i suoi consigli alla lettera. Bene, a questo punto, quello che possiamo fare... La ricetta, perché se no Brunella, che quando avete questa diretta, mi scanna, perché se no io ho fatto la ricetta come si deve, chissà stasera, mi strozza. Allora, a questo punto, prendiamo la teglia che abbiamo comprato e che abbiamo conciato, l'abbiamo conciata con la carta da forno. Poi prendiamo le melanzane che sono state grigliate e facciamo sul fondo di questa teglia. Adesso vi giro un attimo, scusate, devo continuare a parlare così, ormai è partita così, sarà così fino alla fine. Ma vi farò capire. Melanzana grigliata, avete la melanzana grigliata? Bene, le mettete sul fondo e fate un bello strato, bello coperto, non lasciate i buchi, per cui mi raccomando. Se avete le melanzane che non ci scappano perché la forma non vi aiuta, prendete un bel coltello e le tagliate. Normalmente però dovrebbero stare dentro come un bel disco. Ecco, io ci metto la melanzana al centro, no, questa è calabrese. Ci metto la melanzana e via. Dopodiché, guardate, vi faccio vedere che mentre parlo, cucino anche e cucino bene. Melanzana sul fondo. A questo punto è la parte più importante, la pasta condita, che sono gli spaghetti che io ho fatto con il pesto. Quindi, mo mi viene da ridere a mia, comunque, che devo cercare di non farli, dovete cercare di spargerli per tutta quanta la superficie, senza lasciare buchi o fare montarozzi o fare niente di strano.
fare una bella superficie combatta con questi spaghetti che poi andremo anche un poco a schiacciare perché altrimenti la cofana fanno che ci rimane più in gola. Quindi avete a schiacciare bene gli spaghetti. Ma se fossero stati anellini, questi non si sarebbero gonfiati in questo modo. Comunque, io schiaccio, schiaccio e ho fatto solitamente la pasta conciata, sì, ho fatto un bello strato di pasta, una bella cofanata che vado a spiaccicare per bene, che deve aderire benissimo in maniera sublime. Dopodiché, sopra la pasta ci vado a mettere il formaggio che io prima tagliato, che questo filerà tutto quanto, che ce ne metto tantissimo perché a me mi piace. Formaggio filante, ecco cos'era che prima non mi veniva, era la fondina. Quindi ci mettete, ma siccome non sempre si trova la fondina, ci si mette questo galbanino. La mia amica Brunella mi ha detto che a Palermo ci si mette un altro formaggio che si chiama Toma, no, Toca, non mi ricordo il nome. Brunella, non m'accirare, ma non me la. Non mi sono perso il foglietto dove l'avevo scritto. Comunque, è un formaggio siciliano che qui non si trova a Milano. Ma voi, se andate in Sicilia, lo trovate tranquillamente perché è molto utilizzato. Bene, a questo punto, dopo aver messo il formaggio, ancora melanzano, secondo strato di melanzana. Hai capito quello che stavo dicendo? Bene, melanzana. Io quando parlo mischio un pochettino il siciliano col calabrese. Voi non ci fate caso, tanto l'importante è che il suono vi piaccia della lingua che stai parlando. Bene, hai messo il secondo strato di melanzane. Attenzione, a questo punto ci devo mettere rosso d'uovo, spennellare con rosso d'uovo. Per cui tengo l'uovo. Dovete separare l'uovo senza fare casini. Vi tenete solo il rosso. Buttate via la chiara. La chiara o l'albume, chiamatelo come volete, ma chi so, deve rimanere solo rosso dentro. Lo mettete in una ciotolina. Dopodiché vi pulizzate le mani un poco, perché le mani sporche non ci si può stare. E pigliate un pennello, lo spapacciate per bene questo rosso d'uovo. E poi ci spennellate le melanzane sopra. Ha detto Brunella, un velo di uovo. Non hai a fare una cafunata di metterci sopra tanto uovo. Quindi un pochino di uovo, ci diamo una bella pennellata, una punzata con l'uovo. Così, un poco d'uovo. D'uovo a destra, che uovo a sinistra, che sembra un uovo, una gallina, un uovo fa oggi, un uovo fa domani. Avete capito? Quindi uova, mi raccomando. Bene, ci metto l'uovo. E ultima analisi. Guardate che meraviglia. Chissà, granella di pistacchio è tostata prima che hai a mettere sopra. E ricoprite tutte cose con la granella di pistacchio tostata. A questo punto, quando avete finito di mettere la granella, che avete riempito per bene tutta questa bella tortina che adesso vi faccio vedere, la mettete in forno, 180 gradi per 30 minuti. Dopodiché la tirate fuori, la fate freddare, mi raccomando, prima di aprirla. E poi, siccome io ho usato una tortiera a cerniera che si apre il bordo, magia mia, che bellezza! Guardate che meraviglia! Siete pronte? Pronti, guardate, chissà, no? È come una torta. Ma immaginate tutto questo pistacchio insieme alla pasta e le melanzane, che meraviglia che è! E lo mettete in forno. 180 gradi, 30 minuti, che significa che alle 18:30 il mio pronto è. A questo punto andiamo a chiamare il barman Marco, che ci fa il cocktail siciliano, che vi ripeto gli ingredienti. Abbiamo un lime, arancia rossa, zucchero di canna, ghiaccio gridato, triple sec, che sarebbe come quattro, e poi succo di arancia rossa. Pronti siamo, chiamiamo Marco, un barista. Pronto? Fa un balletto pure questa musica quando hai a chiamare Marco, sempre tutte le volte. Pronto? Buonasera, Buonasera, pronto, che ci stai? Mi senti? sento. E voi mi sentite? Mi, ti sentiamo anche tu i bretelli dei mesi oggi? Allora, ho preso il bicchiere nelle Ma come non ho preso il funzioni. bicchiere? Mi sono scordato il E bicchiere, va a carino. pigliare. Cacchisso Marco, ogni giorno qualcosa ti si scorda, ma ragazzo giovane, tieni tanti pensieri. E Io non ce la faccio a tenere dietro così no, tanto tempo, tutto il sono tempo, pazzo. questa puntata così è nata e così a continuare.
Ma sono molto scadente. Allora, dobbiamo prendere il live. Guarda che cadenza milanese che mi esce uguale. L'arancia. L'arancia. Ecco, una precisazione. Io non ho l'arancia, non ho trovato l'arancia rossa. Va bene. Perché purtroppo siamo a mano, e quindi non l'ho Ma trovata. quella che c'hai rossa, io rossa la vedo, quindi è rossa quell'arancia. E se la vedi rossa tu? Mettiamo lo zucchero di canna e Bravo. andiamo a pestare. Pista, pista. Andiamo lì? Mi, Baricentro. bene, che hai visto che oggi mi sono vestito molto elegante. Che Ho avevo visto una femmina in tutto. collegamento spaziale, chi la femmina è? Allora, servirebbe il ghiaccio tritato. Sì. Guarda cosa facciamo, prendiamo il ghiaccio normale. Guarda che bello tritato. Perché deve venire tipo a granito. Eccoci qua. Ho acceso un'altra luce. Così, colpo di scena. Aggiungiamo il triplo set. Aggiungo. Oh, scusa, cavo telefono, mi andò un po' a destra. Andasti, allora! Scusami, mi dica, dalla regia mi dicono ricordati la nonna Maria per il siciliano. Ma nonna Maria è di Catania! Vabbè, è Sicilia sempre, E c'ha ragione pure tu. eh. Eh no, Allora. Pagetto c'ha ragione, no io. Abbiamo aggiunto un triplo secco, Sì. due tre quarti di bicchiere. Ok. Adesso completiamo con un spremuto d'arancia. Beh, bravo. Che se poi va nel bicchiere e non sulla tavola è pure meglio. Ok. Ci metto ancora un po' di arancia che Minchia, ma sembra che stai sul treno. sembra che sta sul treno, hai Minchia, visto? c'è il finestrino alla tua sinistra. Non dicelo che sono in viaggio, sono tutto arzillo. Andiamo a remenare. Arremena, che arremena. Arrimena. E abbiamo fatto il cocktail siciliano. Minchia Alla vostra. buono, bevitillo. Che mandami pure la fotografia, che mi raccomando. Potenza dell'alcol. Signore, ci vediamo Ci domani. vediamo Domani domani. non parlare francese, che non sono Ecco. capace. Con un'altra lingua. Ciao Marco Ciao Bentuzzo. ragazzi, vi mando un bacio. Ciao. Ciao. Bene, ora che abbiamo fatto anche il cocktail, possiamo andare a parlare di letteratura. Dunque, devo riparlare un attimo con la lingua italiana, ma posso farlo proprio. Ci provo a farlo anche in siciliano, siculo italiano, quello che è. Allora, parlando di letteratura, doveva essere un poco serio, però va bene, lo capisci tu uguale. Devo parlare di uno autore siciliano, di quelli che hai più grandi del mondo. Signori, vai a parlare di Pirandello. Allora, i libri che mi sento di consigliarvi oggi sono due. Il primo, Uno, Nessuno e 100.000. Chi sei, un avvertimento per tanta gente, ma vorrei leggervi la trama. Vitangelo Moscarda è un uomo tranquillo finché una mattina sua moglie gli dice che se non se n'è mai accorto. Il suo naso pende verso destra. Questo piccolo incidente diviene di portata immensa, suscitando domande inquietanti e innescando un processo di raziocinio che, condotto inesorabilmente avanti, gli sconvolge la vita. Se sua moglie lo vede fisicamente diverso da come si vede lui, giudicherà anche il suo carattere, la sua personalità, diverse da come le giudica lui. Ma chi è allora Muscarda? Quello che lui ha sempre creduto di essere o quello che la moglie si è costruita afferma di amare? E non finisce lì. Anche gli amici, i conoscenti, tutti avranno idee diverse di Muscarda, ciascuno secondo il suo punto di vista e le minchiate che Muscarda ci ha raccontato. Ciascuno se lo poteva prendere quel corpo lì per farsene quel Moscarda che gli pareva e piaceva, secondo i casi e gli umori. Ma forte di questa nuova consapevolezza, Vitangelo Moscarda comincerà a divertirsi ribaltando il gioco. Il secondo libro che vi voglio presentare, sempre di Luigi Pirandello, è sempre un titolo eccezionale.
Vi parlo dei sei personaggi in cerca d'autore, che sono un classico pure. Cinque personaggi si presentano a un capocomico e raccontano di essere stati inventati da un autore che però li ha abbandonati senza risolvere la loro storia nelle forme dell'arte. Come finirà questa storia? A voi di saperlo, di giudicarlo quando avrete letto il libro. Bene, altra cosa che vi voglio invece a questo punto seria, ma è un mio amore di grande vita, è un film. Ho scoperto questa mattina che le ragazze di nuova generazione, come la mia amica Sanduzza de Palermo, non conosce il film La ragazza con la pistola, interpretato da Monica Vitti. Per una persona di nascita tenacrea, cioè di Sicilia, è impensabile che non ha visto questo film. Grande interprete Monica Vitti, di questa donna siciliana disonorata che negli anni 60 se ne va in Inghilterra perché deve ammazzare Macaluso Vincenzo, che l'ha disonerata. Quindi, un film che io a tutto il mondo consiglio di guardare, che il disonore è proprio una cosa brutta, credetemi. Bene, domani, che succede domani? Domani la puntata dedicata alla Vallonia, in Belgio, il Belgio del Sud, chi su che parla francese? Parleremo di una città al confine con la Francia, che è la più antica città del Belgio. Chissà, si chiama Tournai, sa che si scrive Tournai, Tournai, chissà città. Bellissima, e cucineremo insieme una benissima, buonissima ricetta che si chiama Carbonara alla Tournaisienne. Carbonara alla Tournaisienne. E gli ingredienti che ve li dico adesso, così ve li procurate per domani, sono 1 chilo di spezzatino di manzo, bello magro, mi raccomando, che se no fa tutta la ciccia un poco grassa. 250 g di cipollazza, di cipolla, 2 cucchiai di farina, 1 cucchiaio di zucchero di canna, il più scuro che trovate, 1 cucchiaino di senape, aceto, sale, pepe, timo, alloro e ovviamente la birra. Dovrà essere a vostro gusto e piacimento, prevalentemente è meglio se fosse una birra scura, però più o meno 7 gradi. Cachissa dovrà cuocere tanto lentamente a fuoco dolce e verrà una cosa eccezionale che vale a credi baffi. Per parlare domani di tournée avremo come sempre ospite la supervisioniera, la mia consigliera, aiuto regia, sceneggiatrice, animatrice, trick e track e bomba a mano, Silvia dell'Ufficio del Turismo della Vallonia. Ma non solo, avremo anche in collegamento direttamente dalla città di Tournai una nostra amica, anch'essa dal cognome impronunciabile, ma lo scopriremo insieme domani. Bene, io vi ho detto tutto. Ricordatevi tra poco di tirare fuori dal forno la pasta, che dopo vi faccio vedere com'è venuta la mia. Ma prima di lasciarci, ovviamente dovete ricantare con me la canzone di oggi, e cioè Vitti una grozza. Mi raccomando, non ve la perdete, eh! E pigliate pure un tamburello per ballarla, perché questo è fondamentale. Pronti siete? Si balla Tarantella. Vi siete divertiti oggi? Avete visto che bei collegamenti che abbiamo fatto? Abbiamo parlato di tante cose bellissime. E allora adesso andate a ballare con mia. Pronti siete? Vitti una grozza su, grano cannoni, cui uso e cibi mostiari, e da mar rispondia con gran dolori, murimi senza auto, tu di campani. Lallero, 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 lallero.
Domani amici, ciao!